Con uno striscione con la scritta «La nostra rabbia è energia rinnovabile» aprono il corteo gli attivisti del Friday for Future Pistoia. Studenti e cittadini con partenza da Piazza San Francesco hanno sfilato per le vie di Pistoia per manifestare contro l'emergenza climatica. E oggi è il 3 marzo, è sciopero globale in tutto il mondo, quindi scendiamo in piazza tutto il mondo, ma è un po' diverso. Prima cosa diversa è questa. Io ho una mimosa che dice cosa c'entra con lo sciopero globale per il clima, ma c'è la convergenza con il movimento femminista. È molto vicino all'8 marzo e quindi noi abbiamo deciso di portare questa mimosa un po' sfiorita per dire che comunque c'è un'unione, perché la mimosa è il simbolo della lotta, dell'8 marzo, e dovrebbe essere in fiore, pieno, proprio nel massimo dello splendore, e invece è sfiorita perché è fiorita a gennaio e non doveva fiorire a gennaio, e questa è colpa del cambiamento climatico. Noi vorremmo una città a misura di persona e non più a misura di macchina, e per questo stiamo anche provando ad alimentare la socialità e fare nuovi eventi, come ad esempio anche per promuovere la nostra campagna. Le cose principali che abbiamo fatto sono un flash mob che consisteva in un die-in, cioè sdraiarsi per terra per sensibilizzare contro le morti per strada, e perché la nostra campagna si occuperà principalmente anche della mobilità e di questi temi. In vista di questo sciopero abbiamo pensato a una campagna a lungo termine, quindi non qualcosa che sia finalizzato solo oggi 3 marzo, ma che possiamo portare avanti anche nei prossimi mesi. Infatti noi vorremmo una città a misura di persona. Le macchine ormai hanno preso troppo controllo delle nostre vite e noi vorremmo riappropriarci degli spazi che ci spettano. Essere considerati gretini per voi cosa significa? Significa semplicemente che non stanno ascoltando quelle che sono le nostre richieste e che preferiscono fermarsi ad una visione superficiale del movimento, criticando magari appunto quello che è la nostra essenza, cioè scendere in piazza appunto, e senza ascoltare effettivamente quello che è il nostro messaggio, e quindi che è quello che appunto dobbiamo agire adesso, perché poi sarà troppo tardi.